Guardi, è una decisione che non capisco per certi versi e non condivido. Comunque in questo momento proprio sto andando in ufficio, vorrei leggere le motivazioni che hanno determinato il GIP a questa decisione. Non riesco a, non capisco veramente. Ma Credo perché di certo non c'è. che il Non... mio ufficio presenterà ricorso contro questa decisione. Presenterà ricorso. Beh, ma di certo lei ci insegna, diciamo, che non c'è il rischio di reiterazione del reato, questo no, così come di inquinamento delle prove. Forse il pericolo di fuga, lei dice, c'è? Ma abbiamo motivo per credere che probabilmente c'è la possibilità che lui si possa sottrarre alle sue responsabilità. I reati che abbiamo contestato sono reati molto gravi e prevedono pene molto severe. E considerata la personalità dell'imputato, non credo che sia a caso ad aspettare che lo andiamo a prendere magari fra qualche anno per scontare 15 anni di carcere, non Perché? credo proprio. Che personalità ha trovato nell'incrociarlo, procuratore? Ma è nei fatti, mi sembra. Beh, ce la descrive un po', ce la descrive un po'. Lei dice nei fatti, forse nell'audio della telefonata, però ci dica Sarà che come. io, il mio dirigo un ufficio di procura, ma mi sembra che non mi sento condizionato dal mio ruolo, mi sembra che sia un giudizio abbastanza obiettivo quello che penso si possa dare sulla personalità di questo soggetto, insomma. E ma lei me lo qualifichi con un aggettivo? No, non mi faccia dire altro. Scellerato, va. Scellerato. Va Scellerato bene. ma perché per il fatto di avere che cosa in cosa è stato più scellerato, secondo lei, l'abbandono della Guardi, nave? nella manovra, nell'abbandono della nave, nel non aver diretto le operazioni di soccorso a tutto l'equipaggio, non aver dato nessuna disposizione, guardi, secondo me è veramente imperdonabile, un comportamento inqualificabile e imperdonabile. Tra l'altro, anche ammesso e non concesso che fosse caduto nella scialuppa, poteva anche tornare come comandante della nave. Lei che dice? Lui dice di no, mi pare di capire perché la nave era inclinata, ma certo non sono il suo avvocato Ma difensore, ecco. c'è qualcun altro che è tornato veramente? Vabbè, insomma, lasciamo perdere. Ma il fatto che ci fossero anche il secondo e il terzo della catena di comando, queste persone sono penalmente, secondo lei, responsabili? Guardi, stiamo valutando. Vabbè. Il problema è che siccome lui era il comandante della nave, la nave era nelle sue mani, era lui che doveva disporre tutto. Ora dobbiamo vedere se nella catena di comando si possono ravvisare responsabilità di altre persone che erano comunque tenute a prendere la situazione. Si sa, Siamo. dicono che il motto di ogni comandante sia après moi Dieu, cioè dopo di me c'è solo Dio e quindi Esattamente. il comandante decide tutto. Senta, a me non è sembrata una persona pentita. Dispiaciuto forse per la sua nave e per quello che gli potrà capitare, ma non credo dispiaciuto per quello che ha combinato. Non lo vede dispiaciuto. E No. teme davvero che possa fuggire, secondo lei? Ma senta, poi queste sono valutazioni in effetti che sono magari anche soggettive, anche se supportate da certe circostanze particolari che ci possono far pensare che in effetti sia persona che si possa sottrarre domani a quelle che sono le sue responsabilità.